è davvero un grandissimo onore per la città ospitare una cerimonia prestigiosa come quella di inaugurazione dell'anno sportivo piemontese. La promozione dello sport è attenzione rispetto allo sport di base, rispetto alle necessità di ogni giorno, ma è anche elevare lo sport a un livello più alto. Si è tentato di farlo anche l'anno scorso ospitando il Museo del Calcio di Coverciano, quest'anno con un evento che è ancora più importante, di più ampio respiro e di riconoscimento dei meriti sportivi ai più grandi atleti piemontesi. Per gli aspetti che sono pratico-organizzativi e poi di esplicazione di quelli che saranno i contenuti, abbiamo qui oggi il presidente regionale Gianfranco Porqueddu, la delegata del CONI, e poi abbiamo voluto invitare a questa conferenza stampa i rappresentanti di quelle che sono le due società più illustri della città, che sono il Novara Calcio e Igor Volley, che chiaramente hanno condiviso gli obiettivi e le finalità del progetto, li hanno fatti proprio e hanno compartecipato con noi. Lascio la parola quindi al presidente Porqueddu per illustrare lo svolgimento di questa cerimonia. Grazie Assessore, un grazie particolare all'amministrazione di Novara, al Sindaco e all'Assessore, che sono stati dei partner straordinari, che hanno messo a disposizione dello sport di questa regione una location straordinaria come il Teatro Coccia. Io, come l'ho visto, mi sono innamorato, bellissimo veramente. Posso dire anche che abbiamo girato noi, perché di solito cambiamo di anno in anno, siamo stati per diverso tempo a Torino, poi con la giunta abbiamo pensato che era meglio dopo tanti anni a Torino gratificare quelle che sono le varie province piemontesi, perché fanno parte integrante di tutto il Piemonte, quindi giustamente vengono un po' dimenticate, e noi non ci siamo voluti dimenticare. L'anno scorso abbiamo iniziato con Asti e quest'anno a Novara. Chi si candida per l'anno prossimo, si è già candidato Cuneo, io non ci sarò più, ma ci sarà sicuramente un altro presidente molto più bravo di me che riuscirà a farlo molto bene a Cuneo. E durante la cerimonia di inaugurazione, che sarà come tutti gli anni presieduta dal presidente Malagò, consegneremo le onorificenze del CONI, dove quest'anno in via straordinaria non ne abbiamo ancora avuto la conferma assoluta, però abbiamo chiesto alle 7 premiate della Juventus Calcio Women di venire qua a ritirare il premio, perché il giorno della premiazione del Comitato Provinciale a Torino non erano disponibili, in quanto giocavano lo stesso giorno. A mezzogiorno e mezzo la riunione era alle 10 a Torino, giocavano a Milano, e quindi erano assolutamente giustificate. Allora, d'accordo col delegato di Torino, abbiamo proposto alla Juventus di farle venire qua insieme ai dirigenti. Difatti ho parlato anche con, oltre che con la segretaria del dottor Agnelli, con il dottor Braghin e con la responsabile della squadra femminile, e mi hanno detto che in linea di massima dovrebbero venire, quindi abbiamo anche 7. Ci dispiace per i tifosi del Toro, perché se ci saranno saliranno sul palco al suono dell'inno della Juventus, ma d'altronde è scritto così, no, è per il Juve, perfetto, siamo contenti. Come il resto d'Italia. Così è. Dopo i saluti, allora intanto qui a fianco a me c'è il presentatore della maniera, non sarà solo, sì. Sarà coadiuvato, supportato dalla, dici chi è? Simona Arrigoni, che è già di Novara, vuol dire di novarese, che presenta il Novarese dell'anno. Oggi non poteva essere presente, ma collaborerà, poi si sentiranno. Ce ne dispiacciamo comunque. Ovviamente l'inizio sarà dato dai presentatori, con la presentazione della manifestazione e con l'inno nazionale. Ringrazio il liceo scientifico artistico coreutico di Novara e musicale per la disponibilità. Ho scoperto stamattina che avremo un'orchestra di 50 elementi, un coro da 35, sì. Per cui avremo sia l'inno sia diciamo gli intermezzi musicali tra una
premiazione all'altra, direi veramente molto molto interessanti e di qualità. Dopo gli interventi delle autorità con l'assessore, il presidente della provincia, il sindaco, il presidente Cirio, che non ci ha ancora confermato del tutto la presenza, ma io lo perseguito, no? Mi posso permettere di perseguitarlo. Ci sarà l'intervento del presidente Malagò, che credo, in relazione a quanto è successo in quest'anno, tra CONI e Sport e Salute avrà delle cose interessanti da dirci, speriamo di annunci di miglioramento. Ieri è stato nominato il nuovo presidente e amministratore delegato di Sport e Salute, quindi dovremo ricominciare una nuova vita al CONI. Fatto questo, dopo l'intervento del presidente Malagò ci sarà la recita della formula di inaugurazione dell'anno sportivo. Insieme al presidente Malagò reciteranno la formula due giovanissime atlete, le due giovani promesse, che sono Matilde Vittillo, campionessa del mondo, 18 anni, campionessa del mondo di ciclismo a squadre e della classifica e campionessa europea della classifica a punti, nonché Alessia Leone, che è l'ultima entrata, vi dico questo perché credo sia la cosa più evidente, l'ultima entrata nella compagine delle Farfalle. È una bimba di 15 anni e devo dire una grande promessa dello sport piemontese. Dopo la recita saranno consegnate le medaglie di bronzo, inizieremo con le medaglie di bronzo, le giocatrici della Juventus, campionesse d'Italia e hanno vinto anche la Coppa Italia, e poi consegneremo quattro medaglie d'oro. Poi li troverete tutti comunque nel... No, queste non le trovate. No. Quattro medaglie d'oro a Marco Valente, Filippo Ganna, Valentina Greggio e Marco Reviglio. Sono due del VCO, uno di Cuneo e l'altro di Torino. Poi le stelle d'oro alle società, queste sono le onorificenze del CONI, le stelle d'oro alle società, alla Vittoria Alfieri di Asti, alla Bocciofila, alla Familiare di Alessandria. Questi sono premi assegnati dal CONI nazionale, dalla Commissione nazionale, dal dopolavoro ferroviario di Alessandria e l'Unione Sportiva Trecatese. Concluderemo la consegna delle benevolenze con l'unica stella d'oro al merito sportivo, che viene assegnata al professor Enzo Gasco, che ha un mucchio di meriti, mio compagno di corso all'ISEF, anche se molto più vecchio di me, sembra mio nonno, no? Io glielo dico sempre, lui dice che sembra io suo nonno, ma vedrete voi e giudicherete. Ed è stato per anni vicepresidente del CUS Torino del presidente Nebbiolo, quindi credo che abbia maturato, oltre che presidente per due mandati del comitato regionale della Federazione di Atletica Leggera del Piemonte. Dopo di questo avremo un saggio, uno spettacolo, come lo possiamo chiamare? Un'esibizione dell'Acro Gym, Fantastiche Gym di Borgo Manero, che faranno due pezzi di esibizione. Sono campionesse del mondo queste? Loro hanno dei titoli mondiali e hanno anche partecipato a dei campionati europei. Come vedete abbiamo utilizzato tutto quello che potevamo della meravigliosa disponibilità del Novarese. E poi passeremo alle consegne delle benemerenze, che sono del CONI, che sono lo sportivo piemontese dell'anno. Se voi guardate in copertina del libretto, quelli che sono nella prima pagina, in piccolo in basso, sono tutti gli sportivi piemontesi dell'anno dall'inizio, quasi dall'inizio, perché noi siamo alla 18ª edizione, qui ce ne sono 2, 4, 6, ce ne sono 12, i primi 6 li abbiamo un po' trascurati. Abbiamo dei personaggi, non so, come Allegri, Cirio, Agnelli, Marotta, Bagnaia, la Ferrero. È l'unica volta che non siamo riusciti a premiare il presidente della Ferrero,
perché il premio era e non sono venuti e quindi l'abbiamo dovuto dare all'azienda che è sponsor, voi lo sapete, del CONI. Quest'anno diamo due premi alla memoria, che sono lo sportivo per sempre, a due personaggi importantissimi dello sport piemontese. Odilia Coccato, sono mancati non più di un mese fa, tutti e due. Odilia Coccato, presidente regionale della Fittarco, era uno dei miei presidenti più attivi, ed Elio Locatelli, credo che non abbia bisogno di spiegazioni di chi era Elio Locatelli, per me era un amico da sempre. Io è stato anche mio direttore tecnico quando nell'altra vita facevo l'allenatore di atletica leggera. Ma è stato veramente un personaggio importantissimo per quel che riguarda lo studio, la ricerca e i miglioramenti che la federazione ha fatto. È stato anche direttore tecnico della nazionale italiana di atletica ed è stato anche l'uomo, è stato suo professore all'ISEP ed è stato anche il ministro degli esteri di Nebbiolo quando era alla IAF. Lo sportivo novarese dell'anno, la scelta non è stata nostra, ma è stata qui alla mia sinistra, Paolo Faragò, e come potete vedere l'abbiamo messo, nonostante giochi nel Cagliari adesso con la maglia numero 24 e non il numero 16, perché io seguo tutte le partite, l'abbiamo messo sul nostro libretto con la maglia del Novara Calcio. È stata una mia scelta e l'ho voluta fare così. Premiamo Lorenzo Silva, premio alla carriera. Lorenzo Silva è stato un grande personaggio del golf nazionale, è stato sponsor di società importanti di atletica leggera e uno che la sua vita all'insegno dello sport. Io posso dirvi, dato che è stato mio presidente dell'atletica leggera, sempre nell'altra vita, difficilmente ho trovato una persona preparata nella conoscenza del mondo dello sport come Lorenzo Silva. Come giornalista piemontese premiamo Mimma Caligaris, che è vicepresidente nazionale dell'Associazione Stampa Sportiva, come società la C-Sport Fiat, che in queste 18 edizioni non abbiamo mai premiato e credo che sia stata una lacuna importante. E poi le due giovani promesse, che sono Alessia Leone, come vi ho detto prima, e Matilde Vittillo, che leggeranno la promessa con il presidente Malagò. Dirigente dell'anno Marco Maria Scolaris, che è praticamente l'inventore dell'arrampicata sportiva in Italia ed è stato quello che l'ha lanciata a livello mondiale. E Marco è riuscito a portare l'arrampicata sportiva prima al rango di federazione e adesso al rango di disciplina olimpica. A Tokyo ci sarà l'arrampicata sportiva a luglio-agosto di quest'anno. Il tecnico è Gian Lorenzo Blengini, che credo anche lui non abbia bisogno di presentazioni, l'allenatore della nazionale, la nostra nazionale di pallavolo, che ha vinto a Rio de Janeiro l'argento, l'atleta Marta Bassino, che credo anche ultimamente abbiamo fatto un tifo disperato, ma poi è arrivata l'altra italiana, 10 centesimi, gli è arrivata davanti, però ne abbiamo una valdostana, poi una piemontese, quindi credo che Marta Bassino sia in questo momento la sciatrice più in forma che abbiamo nella nostra. E poi arriva il premio più importante, lo sportivo piemontese dell'anno, a Fabio Leonardi, che credo di non dovervi presentare, credo che sappiate tutto. E concluderemo i lavori con la musica del liceo musicale coreutico di Novara, che ci allieterà nel termine della manifestazione. Io vi ho presentato tutta, ma credo che possiate vincerlo anche dal libretto. La storia di questa manifestazione credo che sia una storia importante, l'ha detto prima l'assessore, io rinnovo i miei ringraziamenti all'amministrazione, al sindaco, ma soprattutto all'assessore che è sempre stata presente. Raramente si trovano assessori così disponibili a collaborare
in maniera fattiva e mettendo del suo. E quindi Marina, ti ringrazio veramente tanto perché sei stata una compagna di viaggio veramente fantastica, grazie. Io ringrazio te perché in realtà credere nelle persone, al di là poi dei ruoli politici, e riuscire a portare insieme eventi di questo tipo, secondo me, sulla città sono quei valori aggiunti che lo sport novarese per crescere deve avere. Io ringrazio anche Rosalba, a cui vorrei passare la parola, dicendo che si è creata una sinergia forte tra l'amministrazione, in particolare tra l'assessorato allo sport e il CONI, una sinergia forte che probabilmente ha avuto il suo punto di forza anche in una ideale identico sostanzialmente sotto il profilo di quelli che sono i valori sportivi e del ritenere che le palestre abbiano bisogno sicuramente di un intervento da un punto di vista materiale, ma siano poi palestre di vita dove i bambini vengono educati, quindi con un'attenzione all'attività di base. Ringrazio ancora la giunta regionale del CONI per aver creduto in questa città, creduto in quelle che sono le sue potenzialità e dato un riconoscimento così importante a chi ad avviso di questa amministrazione se l'è davvero meritato sul campo, non solo perché vince chi vince e ha vinto la Champions, ma vince chi ha tutti i giorni un costante impegno sul territorio, e Fabio Leonardi ha dimostrato in questi anni di esserci stato sempre e nei confronti non soltanto del volley ma anche di tante altre discipline sportive. Quindi passo la parola. Volevo solo dire ancora una cosa: dietro all'organizzazione di questi eventi credo che sia chiaro a tutti, c'è un grande lavoro, e io devo ringraziare il segretario regionale del CONI Ivana Righetto, perché nonostante tutte le difficoltà, e lo ripeto, che abbiamo avuto in questo anno, è stata sempre presente lei con tutti i suoi collaboratori, considerando anche che noi siamo impegnati nell'organizzazione di una manifestazione alla nascita, che è il primo trofeo CONI invernale che faremo sulle montagne piemontesi, Bardonecchia, Pragelato per lo sci e Torre Pellice Pinerolo, per quel che riguarda il ghiaccio, che coinvolgerà circa 1800 atleti che arrivano da tutta Italia, più gli altri fino a 2000 tecnici, no, 2000 a completamento dei 1800. E quindi siamo riusciti a fare un ottimo lavoro grazie veramente a quello che ha fatto Ivana con tutti i suoi, e finito questo, martedì prossimo saremo immersi, full immersion nell'organizzazione di questa manifestazione che vi assicuro, essendo la prima edizione, non è semplicissimo. Scusami. Se no, non ti abbiamo tolto la parola, prego. Ci mancherebbe. Vabbè, io ringrazio il Presidente per questa opportunità, ma soprattutto ringrazio Marina perché abbiamo davvero collaborato in questo periodo per questa manifestazione, Marina e tutta l'amministrazione comunale. Abbiamo cercato di fare qualcosa in più, di coinvolgere tutto il mondo sportivo, ma di coinvolgere proprio la città, per cui siamo andate anche a livello di scuola a chiedere chi poteva darci una mano per far sì che tutta la città facesse squadra per questo evento. Quindi abbiamo coinvolto il liceo artistico musicale coreutico Casorati, che ha dato la disponibilità di questa orchestra e di questi ragazzi che faranno parte del coro. Abbiamo coinvolto quindi non solo la scuola, ma anche tutto quello che ruota intorno al mondo della scuola. Abbiamo coinvolto anche le società sportive, e la disponibilità per l'esibizione appunto è stata data dalla Fantastic Gin di Borgo Manero. Alcuni ragazzi volontari che verranno del ex alunni del Pascal di Noventino, vabbè, allora gioco in casa per forza, loro ci sono sempre, però fanno i volontari, per loro è un'esperienza ed è anche un arricchimento, perché voglio dire, vedono anche dei contesti diversi che altrimenti non avrebbero visto, per cui tutto questo ha fatto sì che questo evento fosse così, diciamo, un contenitore dove tutta la città possa così vedere quelle che sono le eccellenze regionali e com'è il mondo sportivo. Ringrazio il Novara Calcio e la Igor per la disponibilità, perché senza di loro alcuni apporti non saremmo riusciti ad averli, perché ci danno un grandissimo contributo e una grandissima mano, per cui anche loro ci saranno. Mi rimane questo da dire, di invitare il mondo sportivo e non solo ad assistere a questa manifestazione, proprio perché potranno salutare degli sportivi importanti, potranno essere presenti in un evento che insomma a Novara appunto non c'è mai stato, per cui potrà essere sicuramente per tutti un arricchimento.
Io penso di aver detto tutto. Per quanto riguarda, ecco, quello che faranno i ragazzi che suoneranno, ancora non abbiamo stabilito. Penso che faranno circa 3 brani, li stanno preparando, dall'inno a qualcosa anche molto di molto sportivo, per cui non sappiamo ancora i brani, ma si stanno organizzando. Invece le bambine della Fantastic Gym, che saranno circa 18, quindi 2 gruppi da 9, faranno 2 esibizioni da 2 minuti e mezzo. Tutto questo inserito nella scaletta di cui il Presidente vi ha già ampiamente illustrato. Quindi io direi di ringraziare tutti quelli che hanno collaborato a questa manifestazione. Ripasso la parola all'assessore. Io avrei voluto che a questa conferenza stampa partecipassero tutte le società sportive. Chiaramente non era possibile, auspico che invece tutte le società sportive partecipino numerose a un evento che è per la città ed è per loro. Ho voluto però sicuramente Novara Calcio e Igor Volley qui con me oggi, e vorrei passare la parola ai due responsabili marketing di Fatto, Paolo Esposito ed Emanuele Crupi, giusto per una battuta rispetto a questo evento. Allora, buongiorno a tutti. Novara Calcio sicuramente ha manifestato subito piena condivisione e supporto all'inaugurazione dell'anno sportivo piemontese, che è per la prima volta a Novara. Sicuramente l'evento dà lustro alla città, ai valori dello sport e a tutte le società sportive regionali e locali, e al Igor Volley e a noi naturalmente. In occasione della presenza del presidente nazionale del CONI Malagò e regionale Porqueddu, Novara Calcio presenterà presso la struttura, presso il nostro centro sportivo Novarello Villaggio Azzurro, la riqualificazione della città dello sport, che è stato fin dall'inizio condiviso con i rappresentanti certo. locali. Visto il supporto che sicuramente il Novara Calcio dà al mondo sportivo novarese. Tutto qua. Volevo ringraziare anche per nome di tutta la società per lo sportivo dell'anno, Paolo Faragò, che è un nostro prodotto cresciuto nelle nostre giovanili. È un orgoglio per noi che sia stato premiato, che verrà premiato. È un nostro ragazzo. La proposta della professoressa. Grazie. Il suo professore e dei suoi professori. Alle tre poi valuteranno Novara Calcio se aprire la stampa. Siamo ancora in fase di valutazione, perché sarà presente Malagò a Novarello e di conseguenza. Prego. Buongiorno a tutti. Io mi allaccio i ringraziamenti all'amministrazione e al CONI. Come sapete, come Igor, siamo da sempre attenti alla cosiddetta responsabilità sociale d'impresa, che applichiamo con diverse sponsorizzazioni sportive a livello territoriale, prime fra le quali Novara Calcio e Igor Gorgonzola Volley Novara. Questo perché riteniamo che lo sport abbia un grosso potenziale, abbia il potenziale di poter trasmettere soprattutto ai giovani, come diceva Marina, dei valori importanti non solo nella pratica sportiva ma anche nella vita di tutti i giorni. Quindi ben vengono eventi come questi sul territorio novarese. Fabio Leonardi in persona è molto onorato di questo premio. Porteremo la Champions League all'evento, quindi magari se poi l'orchestra vuole anche preparare l'inno certo. della Champions, potrebbe essere ecco bravo carina. Ecco, hai fatto bene di averlo bravo quando salirà certo. sul palco Fabio Leonardi al suono della cena, bella idea. Certo. E poi saremo onorati di offrire una cena ristretta al presidente Malagò e a tutte le autorità presenti, dove faremo degustare ovviamente il nostro gorgonzola. grazie mille. Grazie. Ci sono domande? Ingresso gratuito, quindi ingresso gratuito, aperto alla cittadinanza fino a capienza del teatro. Abbiamo scelto il teatro perché ci sembrava il luogo che è Marina, scusami, 800 sì, 800 persone, posti circa, la capienza solita del Teatro Coccia. Abbiamo scelto questa location perché ci è sembrata la location più rappresentativa. Abbiamo valutato il castello e altre location, però insomma il nostro Teatro Coccia certo. è sicuramente il luogo più idoneo a ospitare questo evento. E inizierà alle 16:45-17 grosso modo, compatibilmente con gli trasferimenti del presidente Malagò. Aspettiamo che arrivi lui e poi abbiamo coinvolto comunque tutta la provincia e non solamente la città. Certo, ecco, un evento regionale e anche quindi, noi come organizzazione abbiamo coinvolto tutta la provincia.
e ovviamente la regione.